Se il nuovo orario estivo di Trenitalia prevede un potenziamento dell'offerta di collegamenti per tutta la Riviera Romagnola, Ravenna rimane la Cenerentola della costa. Infatti, se a Rimini nei fine settimana saranno 78 le fermate, a Ravenna ci saranno soltanto una coppia di Freccia Bianca da Roma Termini. Unica privilegiata della provincia, Cervia, con 41 fermate. Il nuovo orario estivo di Trenitalia non ha portato ulteriori fermate, ulteriori treni su Ravenna. Cosa comporta questo per il turismo? Comporta per la città un mantenimento dello stato di bella addormentata, cioè bella città ma isolata. Già da molti anni i nostri visitatori, i nostri repeaters, cioè coloro che vengono più volte a Ravenna, ci segnalano la difficoltà di raggiungerci con l'attuale organizzazione ferroviaria e ovviamente la grandissima difficoltà che c'è a raggiungerci, soprattutto nei periodi di alta stagione, utilizzando l'autostrada per la strettoia che si viene a creare al passaggio di Bologna. E non voler aumentare i treni è abbastanza sconfortante perché si capisce che non si è capito bene da parte di chi dovrebbe capire qual è il problema. Vedere che in altre località, in altre destinazioni turistiche, tanto quanto Ravenna, aumentano il numero dei treni, diciamo che oltre all'amarezza dà anche un pochino di fastidio e fa venire anche un po' il nervoso. Così non si fa il turismo. La quota del turismo di questi anni è il trasporto e il movimento delle persone. Le persone fanno turismo dove possono arrivare.